Allo stadio Riga Monticeppi continuano i lavori per portare lo stadio agli standard previsti dalla Serie B. Quella che stiamo inquadrando è la tribuna dei tifosi di casa, la curva nord. Come vedete, gli operai sono al lavoro per montare i seggiolini che sono richiesti per l'appunto in questa categoria. Chiaramente i seggiolini sono blu celesti e sembra che andranno a comporre una scritta che però adesso è ancora un po' confusa. Comunque i lavori sono in corso anche sulla altra curva, quella sud dedicata ai tifosi ospiti, che come vi abbiamo già raccontato nelle scorse settimane si sta ampliando. Con quelle che vedete sono delle strutture metalliche che poi aumenteranno anche la capacità dello stadio Riga Monticeppi, portando di fatto anche quel settore a poter ospitare più tifosi rispetto alla curva dell'Ecco. Poi sarà da vedere se tutta la curva sarà dedicata ai tifosi ospiti o se si riuscirà a ritagliare un pezzo per l'appunto per i tifosi ospiti, a tenere il resto per i tifosi di casa. Di conseguenza sulle due curve gli operai sono al lavoro per rispettare quelle che sono le scadenze della settimana, al termine della quale ci sarà un sopralluogo dell'ingegner Carlo Longhi, l'ex arbitro, che poi sarà già decisivo per avere diciamo uno stadio omologato per giocare nella categoria dove il Lecco si trova, la Serie B, e di conseguenza per portare a termine i lavori richiesti fin da quest'estate per il Riga Monticeppi, che aumenterà la sua capacità a 5.500 tifosi, il minimo richiesto dalla categoria. Il Lecco nel frattempo fa registrare ottimi dati dal punto di vista dei tifosi, sono più di 4.000 in media ad ogni partita che hanno scelto di vedere il Lecco, in media per l'appunto in stagione, nelle partite casalinghe. Di conseguenza uno stadio che è quasi sempre pieno e che di conseguenza adesso si prepara a veramente essere finalmente pronto al 100% per questa Serie B.